Ehi là. Allora, visto che gli anti-J ormai sono virali anche nelle Juventus Women, ho pensato bene di fare questa bella rubrica anch'io, riguardante però il calcio femminile, quindi le J-Women, perché voi pensate, no? Voi, cari juventini, servi del potere, credevate di non rubare anche nel femminile, ma rubiamo anche lì, rubiamo anche lì. Intanto, innanzitutto, doverosa premessa. Ringrazio l'angolo di Kinoshi che mi ha dato l'idea, perché comunque lui fa il video degli anti-J sulla prima squadra e io la porto nel femminile quando ovviamente trovo materiale. E quindi dopo il ringraziamento a Kino, che saluto, iniziamo subito col primo commento meraviglioso. E ovviamente oscurato e tutto, niente da fare, la mafia deve vincere anche nel calcio femminile. Milan ha perso, quindi tranquillo, non è la mafia, tranzollo proprio. Poi, vabbè, ci sono anche commenti, ci tengo a dirlo, giusti, nel senso che mi vedono d'accordo, come rigore molto molto dubbio, il braccio era attaccato al corpo, la palla avrebbe preso il corpo. E su questo sono d'accordo, rigore per me non c'era, però da quanto dire, in Fiorentina-Milan, se in Fiorentina-Milan, cioè la Juve non c'entra nulla. Discutiamo sul rigore in questi termini qua, io sono d'accordo. Poi però ci sono dei commenti meravigliosi tipo dai, che schifo, rigore ed espulsioni inventati, non ci si crede come gli arbitri possano influenzare i campionati a favore di una sola squadra. Va bene. E risposta ancora più geniale. Persino il calcio femminile non si sa, non sia mai rischino di perdere il campionato quei mafiosi. Bellissimo. Bellissimo, ma non è mica finita qui, infatti poi ci sono altri commenti tipo la Juve ha le mani in pasta anche nel calcio femminile. Meraviglioso, oppure rigore inventato, ma del resto ci sarà l'ordine di mettere a distanza tra Milan e Juve, calcio italiano sempre più sporco. Tra l'altro, andando a vedere la Fiorentina vincendo il recupero, ce l'abbiamo ancora attaccata, no? 3 punti di distacco sono niente, quindi insomma, tutta sta distanza, bah. Siete riusciti a rovinare il campionato più bello del mondo, complimenti, e questo è meraviglioso perché adesso il campionato di calcio femminile da adesso, da oggi, fino a ieri era più bello del mondo, oggi è rovinato. Cioè, la Juve che ha portato interesse nel calcio femminile, oggi l'ha rovinato. Non so come, non, cioè sempre, perché poi alla fine è sempre riferito alla Juve, eh. Bellissimo, meraviglioso, ma non è finita qui, andiamo. Anche ad altri commenti meravigliosi, rigore ed espulsioni inesistenti, la Juve ruba anche qui i campionati, non se ne può più. E non guardare niente, cosa ti devo dire? Cioè, poi c'è anche lo spiritoso, il comico, quello che viene da Zelig. Ma chi arbitrava, Valeri o Mazzoleni? Che sei un genio, guarda, cioè, l'originalità di questa battuta, sei un fenomeno, guarda. Ti stringo la mano virtualmente. E, ah, beh, poi, bellissimo, bellissimo. Oltre al rigore inesistente, ha espulso anche una giocatrice del Milan. Ma chi era quel giovane arbitro? Il nipote di Tagliaventus. E anche qui il nipote di Tagliaventus giovane, cioè fantastico, siete dei geni, dei geni. E poi l'ultimo, Sky mi fai vedere una persa, meritava un titolo. Dai, per una volta trattamento come se fosse la Juve, tipo la capolista in ceppa dopo aver dominato a lungo tutti. Allora, proviamo a parlare di dominio. Sicuramente il Milan lo lasciamo fuori perché anche a Varese, se la Juve avesse segnato le occasioni che ha avuto, non ti preoccupare che la Juve non perdeva 3-0. Quindi insomma, il dominio del Milan lasciamo perdere perché al femminile non vi tiro via niente di quello che avete. Ma secondo me, 4 punti ci sono tutti di meriti. Bene, ragazzi, dunque chiudo qua questo video. Come avete visto, gli anti-J ci sono anche nella Juventus, per la Juventus Women. Ora, visto che ho avuto il coraggio di fare questa rubrica, non era facile pensarla, o meglio, non era facile avere il coraggio di metterla, io metterei un like, così, giusto giusto, like. L'ha fatto, quindi like. Ci sta assolutamente. E scusate, ho anche poca voce tra l'altro oggi, quindi assolutamente. A questo punto a me non resta che salutarvi, vi mando un grosso abbraccio e ci sentiamo per i prossimi video. Ciao, fino alla fine, forza, Juventus!